Le persone Va bene. sanno bene il lavoro che stiamo facendo. Le persone sanno che abbiamo restituito 42 milioni di euro. Le persone sanno che abbiamo restituito 42 milioni di euro. Totale mancanza di trasparenza del Movimento 5 Stelle, unico a non aver presentato bilanci, unico a non aver diritto nemmeno in partenza ai rimborsi elettorali, unico ad avere violato la legge che oggi andiamo a emendare come indicato. Qua ci sono partiti democratici che non rispondono a nessuno e qualche partito che non è democratico e infatti proprio per questo non prende i soldi del finanziamento. Non perché qualcuno non li vuole, per cui smettiamola di raccontare balle ai cittadini. 5 Stelle i soldi non li può prendere perché non ha lo straccio di statuto e non ha mai presentato un bilancio. Il partito che non ha depositato un documento a supporto del bilancio del 2013, il Movimento 5 Stelle. Non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito perché l'unico che l'ha fatto sono stato io insieme al collega del Piemonte nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno restituiti. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Che roba è? È finto. Come è finto? È finto. È finto, è un assegno di cartone. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento ai partiti, non ne ha diritto. Perché la legge prevede che possono avere finanziamenti i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico, il Movimento 5 Stelle non ce l'ha, per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di reduce della Prima Guerra Mondiale. Non ho diritto. La politica a costo zero non esiste e la dimostrazione che la politica a costo zero non esiste ce la dà anche il Movimento 5 Stelle, perché guarda caso dei soldi che vengono dati ai gruppi per il loro funzionamento i 5 Stelle non hanno rinunciato. E io in un dibattito televisivo ho sentito dire da una tua collega che non li avete rifiutati perché servono per pagare gli stipendi di chi lavora nel gruppo. Allora non è che va bene per loro e non va bene per noi. Collega non lo dice, però per esempio ai 5 milioni di rimborsi delle spese dei gruppi il Movimento 5 Stelle non ha rinunciato, quelli sono soldi che entrano e rispetto ai quali dovreste fare, visto che siete sempre i più trasparenti del mondo, dovreste fare chiarezza, perché quei 5 milioni voi non li avete, voi a quei 5 milioni non avete rinunciato, allora ditelo però certo. Che non avete rinunciato ai voi 5 milioni, 10. Non noi sono gli unici soldi che prendiamo per assumere, sono proporzionali in base a sono gli unici soldi che prendiamo per assumere il personale. €160.000 per appartamenti allo staff del Senato dei 5 Stelle, fonti pubblici per affitto di appartamento dei dipendenti. Le case degli uomini di Casaleggio pagate coi fondi pubblici del Senato, è vero? Non è vero nel modo in cui lo tratta l'Espresso e non è vero in alcune cifre che dice l'Espresso. Semplicemente come gruppo di Camera e Senato, in questo caso si riferisce al Senato, noi abbiamo dei fondi con cui paghiamo i dipendenti della comunicazione, del legislativo e dell'amministrativo, come tutti i gruppi parlamentari. Poi quello che loro ci fanno sono fatti poi, loro. Sì, poi se ci sono delle persone non residenti a Roma e gli diamo un aiuto per rimanere a Roma in affitto, non c'è nessun problema. Pagavano un bel po' d'affitto. Oltretutto, no, ma sono quelle le cifre che non sono, che sono, cifre sono, che sono sballate. Ecco, noi non usiamo i soldi del gruppo per pagare degli appartamenti, dei viaggi e delle cene agli amici della Casaleggio Associati. Sì, buongiorno.
buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Avrei delle domande per Casaleggio sulle primarie dei parlamentari, che se non vuole rispondere vorrei solo consegnargliele sulla trasparenza e i fondi dei gruppi parlamentari, milioni di euro alla Casaleggio. E se non vuole rispondere vorrei solo potergliele consegnare, è possibile? Guardi, in questo istante veniva, però comunque non lascio interesse, non vuole. Se vuole lasciare qualcosa può lasciare tranquillamente in portineria. Siete dei miracolati, non guadagnavate un cazzo prima di conoscere me, ora voi guadagnate stipendi meravigliosi.